Un saluto a tutti gli amici di JitsChina.it. Dopo aver visto la recensione dello iOS 3, oggi è turno di un nuovo dispositivo dotato di processore MediaTek a 64-bit MT6752. Mi riferisco, lo vedete, all'Eocean MT6752 The Rock, lo smartphone protagonista della recensione odierna. Ringraziamo innanzitutto il rivenditore ufficiale per l'Italia dei prodotti Eocean, ovvero Eocean.it, per l'invio di questo sample, disponibile sullo store ad un prezzo scontato per tutti voi lettori di JitsChina.it grazie al codice sconto che troverete nell'articolo linkato in descrizione. In attesa dell'uscita dell'X9, l'Eocean The Rock è l'attuale top di gamma dell'azienda, che va a rappresentare una netta rottura col passato per quanto riguarda il design adottato. Infatti, e in particolare nelle forme che sono maggiormente arrotondate, che troviamo una novità su questo dispositivo. Un dispositivo che in generale si caratterizza per un buon assemblaggio e soprattutto per la assenza di perfezioni costruttive visibili e per dei materiali di media qualità. Materiali che sono principalmente di natura plastica, fatta eccezione per la cornice perimetrale metallica, che rappresenta l'elemento della struttura che fornisce maggiore solidità al dispositivo. Dal punto di vista estetico, Eocean ha operato per questo The Rock delle scelte che potrebbero risultare discutibili nel gusto. Mi riferisco ovviamente principalmente alla back cover posteriore, che ad esempio, se da un lato con questo effetto granuloso conferisce al dispositivo un buon grip, dall'altro risulta essere non molto elegante, soprattutto al passo con i tempi. Probabilmente questo colore chiaro che va a peggiorare la situazione, in quanto un nero ad esempio probabilmente potrebbe avere una resa decisamente migliore. Tra l'altro, questo tipo di back cover, questo materiale, tende a sporcarsi, come vedete qui nella parte alta. Grip buono quindi per un dispositivo che comunque sarà da utilizzare principalmente con entrambe le mani, perché come vedete con una sola mano non riusciamo a raggiungere buona parte del display. Sotto la back cover troviamo la batteria rimovibile da 2300 mAh, un amperaggio che, se già sulla carta poteva sembrare troppo ridotto per un dispositivo del genere con un hardware del genere, alla prova dei fatti ha confermato i nostri sospetti. Con questo smartphone infatti purtroppo non si riesce a terminare una giornata di utilizzo intenso e si totalizzano circa 2 ore e 15 minuti di schermo acceso. Questo è un risparmio energetico, quindi un'autonomia che a stento vi garantirà di arrivare al primo pomeriggio. Tuttavia sembrerebbe che Eocean sia in procinto di lanciare una nuova versione del dispositivo con una batteria da 3000 mAh. Vedremo. Nella parte frontale del dispositivo troviamo invece una colorazione che è sicuramente meno eccentrica, diciamo così, e troviamo soprattutto l'ampio display. Un display che in unità IPS con diagonale da 5,5 pollici e risoluzione Full HD 1920x1080 pixel. Un'unità molto luminosa e nitida, che si caratterizza, diciamo, da ottimi colori e soprattutto un angolo di visuale molto buono, che tende a virare leggermente un po' nei colori, ma non più di tanto, soprattutto considerando che stiamo parlando di un pannello IPS. Da questo punto di vista quindi l'azienda ha sicuramente operato molto bene e ha dotato lo smartphone di un ottimo hardware. Non sono presenti i tasti soft touch, come vedete, in quanto gli stessi sono al display. Nonostante sulla scocca, su quello che definiamo volgarmente il mento del dispositivo, ci sia comunque molto spazio, quindi da questo punto di vista non condivido la scelta operata da Eocean. Nelle impostazioni troviamo anche dei settaggi aggiuntivi e avanzati per il display, ovvero il MiraVision introdotto da MediaTek, mediante il quale sarà possibile ovviamente selezionare delle modalità delle immagini tra delle preset tra standard vivido e anche una modalità utente grazie alla quale sarà possibile andare a modificare tutti i vari settaggi e quindi andare a impostare la visualizzazione delle immagini in base alle proprie esigenze. Ma parliamo più nel dettaglio dell'hardware del dispositivo, che in generale si caratterizza ovviamente, come abbiamo già anticipato, per il nuovo chipset a 64 bit di MediaTek, l'MT6752, che in questo caso dà anche il nome al dispositivo. Sul The Rock inoltre, oltre al processore che abbiamo avuto già modo di apprezzare più volte in precedenti prove, troviamo ben 3 giga di RAM di default, quindi questo è il primo dispositivo che è lanciato sul mercato con 3 GB di RAM e questo processore di default, quindi non in una versione advanced, e 16 GB di memoria interna, che sono suddivisi in un'unica, no, quindi non suddivisi, sono tutti disponibili in un'unica partizione da circa 13 GB disponibili, in particolare sono disponibili in questo caso, dopo l'installazione di alcune applicazioni, circa 9 GB
1 TB per l'installazione delle app. Quindi, come visto su, anche su altri dispositivi, anche su questa Ocean The Rock sarà possibile utilizzare una micro SD esterna per, diciamo, come disco predefinito di scrittura. Per il gaming e per tutte le attività di natura grafica troviamo una GPU Mali-T 760 che, lo sappiamo ormai, garantisce delle ottime prestazioni. Nessun problema infatti sul Real Racing 3, con il quale la riproduzione degli elementi di gioco è ottima, i dettagli sono al massimo, come vedete, compreso il riflesso negli specchietti retrovisori, e gaming quindi che può essere promosso su questo Ocean MT6752 con Real Racing che gira in modo molto fluido e soprattutto senza nessun impuntamento. Ovviamente il dispositivo è dotato anche di supporto alla connettività 4G LTE su entrambe le SIM, che vi faccio vedere dal menu di gestione delle SIM di MediaTek che ormai conosciamo. Ovviamente sarà possibile eseguire lo switch a caldo, ma utilizzare il 4G LTE alternativamente sull'una o sull'altro, ma questo penso sia una cosa abbastanza ovvia. Connettività che non ha mostrato particolari problemi, laddove ovviamente è presente la copertura, e lo stesso discorso vale per Wi-Fi e Bluetooth che è nella versione 4.0. GPS invece, che si è mostrato un po' lento nel film, in particolare nel primo, è leggermente impreciso anche in navigazione. Tuttavia, nonostante qualche perdita di posizione, l'arrivo a destinazione è sempre stato garantito. In generale, però, il comparto connettività ha mostrato qualche incertezza, delle quali parlerò successivamente. Come dicevo, quindi, il The Rock è dotato di supporto dual SIM e le due schede sono gestibili dal classico menu di gestione dei dispositivi con chipset MediaTek che conosciamo già, quindi sarà possibile attivare o disattivare l'una o l'altra scheda, impostare le chiamate, i messaggi e la connessione dati predefinita sull'una e l'altra, e in generale nient'altro, sostanzialmente questo è il menu di impostazione dual SIM MediaTek che conosciamo già. Ma facciamo una prova di chiamata chiamando il 190, il servizio clienti Vodafone. Attiviamo lo speaker, giriamo il dispositivo perché lo speaker è presente nella parte posteriore. Bene, come avrete avuto modo di ascoltare, l'audio non è altissimo, è abbastanza alto, ma sicuramente non brillante, mentre comunque in capsula auricolare e in cuffia è abbastanza buono. Inoltre, come già visto sullo iOS 3, nelle impostazioni audio del dispositivo, che tra l'altro lo vedo qui anche Lock Note, che sarebbe l'alternativa all'NFC di MediaTek, mediante la quale con due dispositivi dotati di questa tecnologia sarà possibile scambiare dei dati semplicemente avvicinando il display, dicevo, nelle impostazioni audio, eccole qui, sarà possibile anche andare a attivare delle modalità di ottimizzazione e potenziamento dell'audio per l'auricolare, per l'altoparlante, il surround audio e una modalità di diciamo connessione Bluetooth audio senza perdita dei dati, anche se, come vi ho detto e vi ho anticipato precedentemente, vedremo successivamente quali sono stati i piccoli problemini che ho rilevato con la connettività. Anche su questo iOcean The Rock non è possibile riprodurre il nostro filmato in 4K, il nostro classico filmato di test. Vi faccio vedere, parte solo l'audio, ecco qui, perché il video non è supportato, invece gira perfettamente l'altro classico filmato di test in MKV a 1080p, che invece mostra una riproduzione fluida, assolutamente fluida, con un passaggio molto veloce da una parte all'altra del filmato. Ottimo il bitrate, non ci sono lag, non ci sono impuntamenti ed è molto buono anche l'audio. Quindi, comparto video sicuramente promosso. Chiaramente la compatibilità con gli altri codec che non funzionano attualmente dipende principalmente dal processore, non da Ocean. Passiamo ora però a un test del comparto audio e apriamo il lettore musicale. Ascoltiamo un breve spezzone del brano di Adele. Starting in my heart, reaching my feet.
Allora, come vedete, il riproduttore musicale è molto simpatico, molto colorato, però niente di particolare, diciamo, c'è una divisione in tab dei vari elementi, quindi molto facile raggiungere tutti i vari menu. L'audio è abbastanza alto, decisamente non male direi, è ottimo invece con le cuffie auricolari. Nonostante però la presenza di due inserti nei due speaker posteriori, che servono appunto per il sollevamento del dispositivo dal piano di appoggio, la posizione posteriore di questi speaker genera un effetto soffocamento dell'audio nella fruizione musicale con il dispositivo posizionato in modalità desktop, quindi da questo punto di vista purtroppo non è premiante sicuramente la scelta di posizionare nella parte posteriore gli speaker. Tuttavia è un comparto audio che può essere sicuramente considerato promosso. Ma passiamo a parlare del comparto fotografico. In generale il The Rock con la sua fotocamera principale da 14 megapixel garantisce degli scatti buoni in buone condizioni di luminosità e di media qualità in condizioni di scarsa luminosità. Andiamo ad aprire l'app camera e vediamo che la conosciamo già, è quella classica di Android stock, dei dispositivi MediaTek con Android stock. Abbiamo il trascinamento, il tracking dell'oggetto, l'HDR, la modalità panoramica, gli effetti applicabili live e quindi osservabili direttamente prima dello scatto e nient'altro sostanzialmente. Abbiamo la possibilità di scattare delle foto con questo dispositivo a 14 megapixel, che qui riporta 13, non so il perché, in 4 terzi, a 12 in 4 terzi, e per scattare in 16 noni dobbiamo effettuare un crop, accettare il crop a 9,5 megapixel. Video invece ad una risoluzione massima di 1080p, quindi un full HD. Andiamo a fare una prova di scatto immediatamente, vi faccio vedere che l'autofocus è abbastanza veloce, non è male, anche se a volte ha mostrato delle incertezze. Ecco qui lo scatto, l'abbiamo realizzato. Andiamo in galleria e vediamo un po' di scatti realizzati. La fotocamera della Ocean Rock, quindi vi dicevo che comunque è una camera diciamo di buon livello, in particolare le macro sono davvero molto buone, come vedete il livello di dettaglio è davvero davvero ottimo. Buone anche le foto realizzate in condizioni di buona luminosità, anche se qui era un po' nuvoloso, come vedete però anche zoomando non perdiamo molti dettagli nei contorni dei palazzi e quindi di un oggetto, di un oggetto ritratto che è abbastanza in lontananza. Vediamo invece una foto scattata in condizioni di scarsa luminosità, in questo caso è una buona foto davvero, il dettaglio è buono, c'è pochissimo rumore, mentre qui ad esempio ne troviamo molto di più, è visibile immediatamente, forse perché comunque è uno scatto realizzato con due luci che si trovano di fronte al sensore fotografico. In generale comunque, come vedete, le macro principalmente sono l'elemento diciamo di forza di questo sensore, anche se comunque più o meno adesso siamo sappiamo che più o meno tutte le camere di cui sono dotati gli smartphone di un certo livello riescono a realizzare delle buone macro. Questa è una foto scattata con il flash che, come vedete, però è riuscito ad illuminare in maniera abbastanza uniforme l'oggetto, però non c'è una buona nitidezza, un buon livello di nitidezza. Quindi in generale un comparto fotografico che si caratterizza appunto per delle prestazioni che possiamo definire nella media. Non male anche la registrazione video a 1080p, anche se anche in quel caso la messa a fuoco automatica non è sempre molto reattiva, a volte infatti dovrete necessariamente intervenire con il focus manuale, con il tap sul display. Buona anche la fotocamera frontale, dotata di un sensore da 5 megapixel con la quale riuscirete ad ottenere delle buone selfie e potrete usufruire sicuramente di una buona qualità per le vostre videocamate. Quindi un comparto fotografico che può essere sicuramente promosso e va a corrispondere ad uno degli elementi principali migliori di questo smartphone. La Ocean MT6752 è dotato di una ROM basata su Android 4.4.4 KitKat e personalizzata nell'interfaccia dalla casa, una personalizzazione che potremmo definire quella classica delle ROM cinesi standard, che si caratterizza per un pacchetto icone che a me personalmente non piace, per una possibilità di modificare ad esempio il tema dello stesso tra 6 temi preimpostati, che abbiamo già visto più volte che non è necessario rivedere, per delle funzionalità aggiuntive come ad esempio le Smart Wake, che sono qui
tra le quali quelle più importanti e più utili sono il doppio tap per risvegliare il dispositivo oppure lo swipe dal basso verso l'alto per ritornare direttamente all'ultima schermata dove eravamo. Ah, mi raccomando, lo swipe deve essere eseguito necessariamente dal basso, perché se ad esempio lo eseguite nella parte centrale del display, questo non è garantito. Come vedete, invece, così riesce ad essere, adesso non l'ha fatto, ovviamente lo fa apposta. Ecco qui, quindi ci sono un po' di problemini, non riesce a recepirlo sempre, però come vedete funziona. Quindi queste sono le funzionalità principali di questa ROM, che però conosciamo già, l'abbiamo vista più volte. Non è presente, è presente l'app drawer, quindi il drawer delle applicazioni. Cos'altro dire? Con una pressione prolungata sull'home screen accediamo a un sottomenu nel quale sarà possibile modificare gli sfondi, l'effetto di scorrimento, eccolo qui, o anche selezionare la schermata predefinita oppure aggiungere un widget che sono anche presenti su due home screen in modalità, diciamo, fissa, ovvero il widget della musica, che come vedete spostando questa testina si attiva un'animazione del giradischi che è molto carina, e un widget foto dove, mediante il quale sarà possibile scattare delle foto, accedere alla galleria, accedere ai video, eccetera. Quindi sostanzialmente una ROM che gira molto bene su questo dispositivo, e ovviamente si fanno notare i 3 GB di RAM che permettono un utilizzo del multitasking molto molto spinto, senza impuntamenti, multitasking al quale è possibile accedere da questo tastino, che come vedete sarà possibile cancellare tutte le app presenti mediante la pressione di quel pennellino. Quindi una ROM che comunque funziona molto bene, che delle ha soltanto delle incertezze che rileviamo nel comparto connettività, quello che accennavo in precedenza, che in generale è molto buono ma saltuariamente inaffidabile, nel senso che mi è capitato di dover disattivare e riattivare i dati per poter usufruire della connessione dati o anche del wifi. Facciamo adesso una prova di browsing. Browser stock di Android installato su questo dispositivo, tastiera abbastanza buona, qualche volta un po' imprecisa, ma in generale non è male. Apriamo gizchina.it, quindi sito in versione mobile, che seppur un po' scattoso anche durante il caricamento riesce ad essere visualizzato e a garantire lo scrolling. Apriamo repubblica.it, che si apre in versione mobile, la richiediamo in versione desktop, eccola qui. Già durante il caricamento lo scrolling è garantito, quindi abbastanza buono da questo punto di vista il browsing. Pinch to zoom abbastanza buono, seppur un po' scattoso durante il caricamento. Apriamo un articolo, brutto questo articolo ma non ci interessa in questo momento purtroppo, e vediamo il doppio tap per i resites, che è funzionante perfettamente. Quindi browsing che sicuramente non è male su questo iOcean The Rock. Siamo arrivati però alle conclusioni, e la sensazione generale è molto simile a quella provata con lo iOS 3, dove a differenza dell'altro dispositivo in questo caso troviamo una batteria che è realmente non all'altezza della situazione. Questo perché? Perché sul mercato attualmente sono presenti diverse soluzioni di fascia medio-alta, quale questo iOcean The Rock, lo iOS 3 che abbiamo appena citato, o anche il Meizu M1 Note, che sicuramente possono essere, può essere considerato tra questi la scelta migliore in questo momento. L'iOcean MT6752 è uno smartphone infatti con delle ottime potenzialità, alcune già espresse, che però può sicuramente migliorare soprattutto all'indomani della dotazione di una batteria più grande, e sembra che questa sia l'intenzione di iOcean. Staremo a vedere e speriamo di poter effettuare un test anche con questo dispositivo con una batteria più grande. Per ora però è tutto, vi ringrazio, e in chiusura ringrazio nuovamente iOcean.it per l'invio di questo sample, che è disponibile sullo store a prezzo scontato per voi lettori di gizchina.it grazie al voucher che troverete nell'articolo linkato in descrizione. Grazie.